Hanno preso il via sulla strada provinciale 342 che collega Roscigno con Corleto Monforte i lavori di reggimentazione delle acque nel tratto interessato da una frana ormai da diversi anni che ha causato un grave dissesto rendendo impraticabile l'arteria che infatti è formalmente chiusa. I lavori sono stati predisposti dal comune di Roscigno che ha chiesto ed ottenuto dalla provincia di Salerno, competente per la gestione dell'arteria, l'autorizzazione ad intervenire per incanalare le acque che altrimenti provocherebbero dei danni ai terreni circostanti, ma l'amministrazione è intenzionata anche a stendere l'asfalto per migliorare la situazione della strada e consentire che possa essere nuovamente percorribile. Il tutto fa seguito all'intervento della Banca di Credito Cooperativo Montepruno di Roscigno che nei mesi scorsi si è interessata della situazione finanziando un sondaggio geognostico del suolo e mettendo a disposizione la somma necessaria alla posa del manto stradale. Ma noi stiamo cercando di far defluire nel modo migliore le acque. Qualche giorno fa abbiamo chiesto l'autorizzazione al dottor Ranesi per fare questo intervento sulla strada provinciale e in questi giorni stiamo procedendo a fare tutto ciò. È ovvio che stiamo eliminando i dislivelli perché comunque l'acqua piovana creava danni ai terreni limitrofi e quindi abbiamo chiesto a nostre spese di poter intervenire. Quindi si tratta dell'impegno di operai del comune? Sì, del comune e della comunità montana. Stiamo facendo un'operazione di pulizia e di reggimentazione delle acque. Naturalmente si è sempre in attesa di un intervento che risolva definitivamente il problema della strada. Ma noi stiamo facendo la nostra parte, la banca si è presa l'impegno di finanziare l'asfalto su questo tratto di strada e credo che manca solo la provincia che dia l'autorizzazione a fare tutto ciò. Per quanto riguarda le nostre operazioni sono autorizzate, adesso chiederemo di autorizzare anche l'asfalto su quel tratto stradale. E per quanto riguarda la strada e la progettazione, grazie anche alle indagini finanziate dalla banca, oggi abbiamo un progetto esecutivo di circa 2.200.000 euro, se non sbaglio. Adesso bisognerà trovare la fonte di finanziamento per intervenire in modo definitivo. Però purtroppo il tempo scorre e noi come amministrazione quantomeno un provvedimento immediato per cercare di risolvere qualche problema lo stiamo attuando.